della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive del Commissario straordinario Prefetto Demetrio Martino, che ringrazio e saluto per essere qui con noi, in merito all'attuazione del programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto. Appunto, ringrazio il prefetto per aver accettato il nostro invito e gli do volentieri la parola per lo svolgimento della sua relazione. Prego, prefetto. Grazie, onorevole Presidente, buonasera. Saluto anche gli onorevoli componenti delle commissioni riunite e quindi do avvio a questa relazione. Io sono stato nominato commissario per gli interventi urgenti di bonifica, di qualificazione e ambientalizzazione dell'area di Taranto con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2020. L'incarico quindi è scaduto una prima volta il 1° ottobre 2020. Successivamente si è reso vacante il ruolo di commissario fino all'11 gennaio 2022, quando il Ministero per la Transizione Ecologica mi ha comunicato che a seguito di un quesito rivolto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il mio incarico doveva ritenersi, in base alla normativa anticovid che nel frattempo era subentrata, prorogato fino alla vigenza dello stato di emergenza pandemico. Scaduto lo stato di emergenza il 31 marzo e non rinnovato per il periodo successivo, il mio incarico è definitivamente cessato al 1° aprile 2022. In data 16 maggio 2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri mi ha comunicato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2022 era stato registrato, la stessa data, il 16, presso la competente sezione della Corte dei Conti, e che quindi il mio incarico è stato, come da decreto, prorogato fino al 1° ottobre 2023. Questo in ragione anche della sopravvenuta norma contenuta nel decreto legge 6 novembre 2021-152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021-233, che all'articolo 42 ha portato le modifiche all'articolo 1 del decreto legge istitutivo del commissario, stabilendo che il commissario resta in carica per la durata di 3 anni, prorogabili fino al 31 dicembre 2023, e al contempo prevedendo la costituzione di un'apposita struttura di supporto composta da 6 unità, di cui una di livello dirigenziale, appunto composta da personale già appartenente alle pubbliche amministrazioni. Quindi anche in questa sede io tengo doveroso ringraziare per la conferma di fiducia il signor Ministro dell'Interno, il signor Ministro della Transizione Ecologica e il signor Ministro Presidente del Consiglio dei Ministri. E per quanto riguarda il programma, devo anche citare l'articolo 6,1 del decreto legge 5 gennaio 2015, numero 1, che prevede che il commissario predisponga un programma da presentare al CIS di misure a medio e lungo termine che possano garantire, ove possibile, il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Quindi, adesso vorrei dare qualche dato relativo alla gestione economica dell'incarico. Ad oggi, nella contabilità speciale intestata al commissario per gli interventi urgenti di bonifica, vi è un saldo pari a 55.376.768 rispetto ai 214 milioni 214 milioni erotti dei provvedimenti che riguardano il finanziamento degli interventi. A questi 55 milioni però occorre aggiungere la parte di finanziamenti non ancora trasferiti sulla contabilità speciale, che ammontano a 67 milioni 22.963. Diciamo, la contabilità della
dei dati, insomma, che ho fatto approfondire, ci restituisce che dal 2016 fino al 2022, compreso fino ad oggi, praticamente sono stati spesi dalla contabilità speciale 92.496.705. Inoltre dovrei anche precisare che delle risorse che sono state trasferite sulla contabilità per il commissario, ve ne sono 74.162.143 che di fatto sono risorse finanziarie per attività che non fanno capo direttamente al commissario, ma ad altri organi per i quali il commissario fa un po' da ufficio o cassa. In particolare riguarda 10 milioni di euro per la bonifica del sito Cemerad, 17 milioni 162 143 e più 35 milioni per le attività di dragaggio del porto e 12 milioni che sono per finanziamento dei progetti di competenza dei quattro comuni dell'area di crisi ambientale di Taranto. Quindi nell'ambito dell'attività che io ho portato avanti, quindi dal 2020, con quelle interruzioni di cui dicevo, sono stati completati i lavori che riguardavano la messa in sicurezza e la riqualificazione, compresi anche gli interventi di ventilazione meccanica delle scuole Tambù. Si è completato l'appalto che riguardava il salpamento e lo smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel primo seno del Mar Piccolo e è stato affidato al Comune di Taranto come soggetto attuatore l'intervento per il completamento del recupero del marine litter sempre nel primo seno del Mar Piccolo e inoltre si è provveduto a riavviare, secondo le indicazioni del Ministero della Transizione Ecologica, il progetto che riguarda la bonifica dell'area PIP di Statte, che verteva in una condizione, diciamo, di impasse in ragione della soluzione tecnica che era stata progettata, che insomma non rispondeva alle caratteristiche volute dallo stesso Ministero per la Transizione Ecologica. A seguito di questo intervento si è dato spazio alle richieste dello stesso Ministero e si è nella fase della progettazione preliminare di un intervento di bonifica, quindi con asportazione dei cosiddetti impresentabili, cioè degli elementi di contaminazione maggiori, che però ha portato l'aspetto finanziario dell'intervento da 36 milioni a circa 80 milioni. Il programma che io ho presentato al CIS nella riunione che si è tenuta il 13 luglio 2021 è stato quello di riprogrammare le risorse che sotto l'aspetto dei decreti finanziari ammontano ad oltre 70 milioni di euro e che erano quindi previsti per un intervento di bonifica del Mar Piccolo e per la realizzazione di una piattaforma informatica in modo da poter completare l'intervento sul PIP, sebbene nell'ambito dell'istruttoria che è stata demandata dal Ministro per il Sud al responsabile unico di contratto, cioè al direttore generale della coesione, ecco, insieme a lui c'è una interlocuzione per verificare se esistono o se c'è la possibilità di ulteriori fonti di finanziamento, oltre quelle già assegnate alla contabilità speciale del commissario, e anche insieme ad Ispra, alla quale io ho trasferito già tutta la documentazione in mio possesso, verificare se è possibile mettere in campo un intervento a valere sul Mar Piccolo primo seno di miglioramento ambientale. Devo ancora aggiungere che, come dicevo, che in realtà dai 70 milioni di riprogrammazione ai quali facevo riferimento, che sono quelli previsti dal decreto di finanziamento, bisogna scendere a una somma di 50.633.776 perché ovviamente c'è da tenere conto delle somme già liquidate per attività intermedie. Il tavolo TIP non si è ancora riunito per decidere quindi la riprogrammazione proposta, benché devo anche aggiungere che nel corso dello stesso incontro, quello del 13 luglio, come da verbale,
Si sono espressi a favore della riprogrammazione sia il Ministero per la Transizione Ecologica sia il Comune di Taranto, ma poi di fatto tutto il tavolo, perché a conclusione dei lavori la signora Ministro per il Sud ha disposto appunto la istruttoria da parte del RUP per poi arrivare ad una decisione nella successiva seduta del tavolo istituzionale permanente, che ancora però non è stato convocato. Io mi fermerei qui per capire se questo, cioè, se è giusto la tendenza che ho preso o se devo entrare nel merito di qualche cosa in particolare. La ringrazio, prefetto. Ha già chiesto di parlare l'onorevole Vianello. Chiedo naturalmente se ci sono altre colleghe o colleghi che intendono intervenire di segnalarmelo, così raccogliamo un po' di osservazioni e di domande e poi diamo la possibilità al prefetto di riintervenire. Prego, onorevole Vianello. Grazie Presidente. Ringrazio e saluto il prefetto di Taranto, sempre disponibilissimo a confrontarsi con i parlamentari e il Parlamento. Allora, volevo fare delle domande, visto che sui interventi principali si sta andando verso una riprogrammazione. La riprogrammazione è stata decisa, come giustamente ha detto il prefetto poc'anzi, a luglio 2021 al tavolo TIP, quindi all'interno del CES. E tutti hanno condiviso, tutti gli enti hanno condiviso la proposta di riprogrammare gli interventi. Volevo sapere se sono state fatte, quindi all'interno al TIP, alcune considerazioni su quale sarà la destinazione finale del Mar Piccolo, perché ovviamente in base alla destinazione finale che si sceglie, poi si adeguano una serie di bonifiche adeguate per raggiungere lo stato che si vuole raggiungere. Ora, io non so, lì qualcuno è a conoscenza o qualcuno degli enti locali o insomma è intervenuto per ricordare che quell'area è un'area che è compresa, è attualmente un'area marina protetta di prossima istituzione e quindi la destinazione d'utilizzo dovrebbe essere quella di preservare le risorse naturali? La prima domanda. Sempre in merito al Mar Piccolo, vorrei sapere, visto che poi anche se reputa compatibile le attività portuali rispetto a quelle dell'acquacoltura, ossia se è compatibile realizzare il porto, gli attracchi portuali lì alla banchina Torpediniere, dove siamo nei pressi della zona 170 ettari, quella più inquinata, quella dove ci sono anche fino a 3 metri sotto il livello del fondo marino ci sono tracce di PCB, se è compatibile quindi realizzare lì una struttura portuale con questi fondali e soprattutto se è compatibile poi con le attività di acquacoltura. Noi sappiamo che la zona lì tra il primo e il secondo seno ci sono tantissime aziende che trattano della mitilicoltura. In merito invece all'area PIP di Statte, volevo sapere un'altra cosa, visto che viene riprogrammata anche qui la spesa e mi sembra di capire che sia l'ente locale, il comune di Statte, ha poi ad attuare e a realizzare la bonifica dell'area PIP di Statte. E mi chiedo, visto che il comune di Statte, con tutto l'impegno e gli ottimi propositi che un piccolo comune di 15.000 abitanti, insomma, può avere, visto che già in passato il comune di Statte non è riuscito a realizzare la bonifica della Cemerad, per cui si è proceduto a un commissariamento nella scorsa legislatura, ritenete opportuno affidare nuovamente a un comune così piccolo, con delle risorse quindi anche limitate, il personale limitato, programmazione e la bonifica dell'area PIP di Statte? Mi fermo qui per il momento. Grazie. Grazie onorevole Vianello. Onorevole Braga. Grazie Presidente. Ringrazio anch'io il prefetto per il suo intervento e la sua illustrazione. Anch'io mi limito davvero solo a tre domande anche abbastanza secche, diciamo, tralasciando tutta una serie di
considerazioni e di valutazioni sul, diciamo, sul contesto. La prima è, e mi scuso se magari l'ha già detto, ma sono arrivata un attimo in ritardo dall'inizio della sua audizione, se è in grado o pensa di poter darci un'indicazione di massima, diciamo, rispetto alla tempistica complessiva delle operazioni di bonifica, cioè questa riprogrammazione in che cosa si traduce, si è in grado di prefigurare un allungamento più o meno esteso dei termini di esecuzione delle bonifiche, in generale ovviamente. La seconda, riprendo un attimo l'indicazione del collega Vianello e in particolare sul sito Cemerad di Statte. Volevo capire appunto a che punto è la bonifica e anche io, insomma, richiamare un attimo l'attenzione su questo aspetto, perché sicuramente il tema di affidare al comune l'esecuzione di questo intervento è una questione che può avere qualche limite rispetto alla complessità dell'intervento, e quindi però la prima cosa importante è capire qual è al momento lo stato dell'arte su un sito che è stato molto all'attenzione non solo di questa commissione, ma ricordo anche della commissione Ecomafie. E l'ultima questione, aspetti. Lei ha fatto riferimento ad una richiesta che è stata sottoposta ad ISPRA rispetto a un intervento, se ricordo bene, sempre sull'area del Mar Piccolo, è stata sottoposta a una valutazione sulla possibilità di un intervento di miglioramento ambientale. Se può dettagliarci meglio questa richiesta e qual è appunto lo stato dell'interlocuzione con ISPRA. Grazie. Grazie onorevole Braga. Onorevole Labriola. Grazie Presidente, ringrazio anch'io il Prefetto per essere oggi qui in commissione con noi e gli auguro buon lavoro, visto che è stato nuovamente confermato come commissario alle bonifiche. Arrivo alle domande. Volevo capire se era ben chiaro il circuito finanziario destinato alle risorse, perché nella commissione rifiuti a quanto era emerso che si era bloccate le bonifiche perché non era ben chiaro e stabilito il circuito finanziario, al di là del riprogrammazione delle risorse e magari di adeguamento dei progetti che state valutando se elaborare dei nuovi progetti. Volevo capire a che punto era l'osservatorio Galene e volevo fare un po' il punto della situazione. Chi è del territorio sa benissimo qual è la situazione legata al Mal Piccolo, legata alle famiglie che lavorano, legate alle difficoltà della milicoltura e dell'allevamento. Sappiamo bene e quanto in un contesto difficile c'è un versante anche di illegalità da affrontare, che non è spesso legata ai mitilicoltori che ben hanno in mente quello che è il loro lavoro, però parallelamente c'è anche tanta illegalità, tant'è vero che ogni anno registriamo sequestri di cozze non certificate o comunque da cui la derivazione non si sa da dove proviene e spesso contengono diossina, così come c'è una questione di povertà legata al territorio che non giustifica l'illegalità, però ci si scontra, ecco, in un sistema tra cui il fallimento o la complessità della crisi industriale, della crisi ambientale e la conseguente bonifica delle aree ha messo in crisi un settore molto complesso. Questo viene anche ancora di più reso difficile da un contesto di non ben chiare, per esempio le concessioni all'interno del Mar Piccolo, così come per esempio il varco, lo sbarco per garantire un controllo sulla qualità dei prodotti che c'è sulle nostre tavole, questo senza creare allarmismo, non voglio dire che tutto quello che arriva sulle nostre tavole non è buono da mangiare, però ogni volta ci scontriamo con problemi legati anche
a ciò che portiamo sulla tavola, e questo è legato un po' a tutte le zone che subiscono, che hanno questo grande difficoltà ambientale. Io, quando l'ex commissario Corbelli era commissario, ho fatto un sopralluogo nella zona del Mar Piccolo. Io, sinceramente, tutta quella bonifica, tutta quella pulizia, tutto quello che ha messo in campo non l'ho percepito. Tant'è vero che nell'audizione la scorsa legislatura avevo sottolineato come se lei puliva davanti c'era qualcuno che sporcava da dietro, perché dalle retine per la pesca a fusti con la scritta danger di indubbia probabilità che vengono messi sul fondo per coltivare e fare il palo delle cozze, così come tante altre cose, plastica, residui edilizi. Ecco, avevo sottoposto l'attenzione questa problematica, mi fu detto che le bonifiche non erano percepibili perché erano effettuate nel fondo del mare o nel sottosuolo. Volevo capire se lei ha un quadro, senza polemiche, senza accuse nei confronti dell'ex commissario. Cioè, io voglio capire qual è il punto delle bonifiche che sono state effettuate fino adesso, si può sul recupero di un settore così importante come quello della mitilicoltura. Se, visto che comunque il Mar Piccolo è sotto tutela sotto bonifica del prefetto commissario, se, è stato o è intenzione di istituire un tavolo presso il prefetto con i mitilicoltori per appunto contrastare da una parte l'illegalità e per fare in modo di dare respiro a questo settore comunque da tanti anni in difficoltà. E poi, tutti siamo consapevoli che la cessione della banchina torpediniere dedicata alle navi da crociera era un progetto messo nell'accordo di programma del 92, quando nello spostare la sede navale dal Mar Piccolo al Mar Grande, la Marina cedeva queste zone al comune appunto come zona turistica per approdo di navi turistiche. C'era un problema di amianto che non so se è stato risolto perché c'erano dei tetti, delle zone con dell'amianto, non so se questo è stato risolto. E comunque e volevo poi chiedere un'altra cosa fondamentale. Visto la complessità della bonifica e la grandezza del SIN, lei e la frammentazione della bonifica in capo a tanti commissari con tanti circuiti finanziari. Lei pensa che la complessità di un'area così estesa, dove ci sono sicuramente più industrie, più elementi che hanno contribuito all'inquinamento di quella zona, possa essere necessario metterle tutte insieme a sistema con una nuova governance di bonifiche per accelerare su quello che è un aspetto fondamentale per il territorio, recuperando, che vuol dire anche il recupero delle primarie, tra cui la pastorizia, tra cui la mitilicoltura, tra cui l'allevamento, e dare respiro anche a quei settori che indubbiamente hanno subito la crisi ambientale di tutti questi anni. Grazie e le auguro buon lavoro, prefetto. Grazie onorevole Labriola. Prefetto, le questioni che le sono state sollevate sono molte, ha una decina di minuti a sua disposizione. La ringrazio per le risposte che vorrà darci. Prego. Deve accendere il microfono, signor prefetto, deve accendere il microfono. Signor prefetto, credo che abbia il microfono disattivato. Non lo sentiamo, non ci sente. Prefetto? Prefetto? Non la sentiamo. Purtroppo non la sentiamo, non capisco. Né ci sente. Ecco. Prefetto, non la sentiamo purtroppo. Credo che abbia disattivato il microfono. Mi Adesso sentite la adesso? sentiamo benissimo. Prego. Dico, sul problema del Mar Piccolo collegato alla mitilicoltura. Già dal 2016 il Presidente della Giunta regionale ha emanato una ordinanza in materia di salute pubblica, che è reiterata poi successivamente, tuttora vigente, che vieta ai mitilicoltori di mantenere in quello specchio acqueo gli allevamenti di cozze oltre il 28 febbraio di ciascun anno.
Questo in ragione purtroppo della presenza all'interno, soprattutto nei sedimenti, di depositi risalenti nel tempo di particelle di diossina e di PCB che si concentrano all'interno degli organismi nella fase di accrescimento, cioè quando diventano adulti. Questo tipo di problema ovviamente è stato portato al vaglio delle istituzioni più volte, dai miei agricoltori, ma ecco, vorrei sgombrare il campo da un possibile e anche, come dire, breve intervento di bonifica per sollevare questo settore, perché al momento questo tipo di intervento non potrebbe condurre al risultato sperato. Non potrebbe essere così perché sia dalla documentazione che io ho potuto leggere, ma anche da un verbale di riunione che io ho tenuto recentemente, il 20 gennaio 2022, con la partecipazione, oltre al Comune di Taranto e dell'assessore regionale all'agricoltura e pesca, anche dell'ASDR, nonché dell'ARPA e anche la Capitaneria di Porto, è emerso che dai risultati, dal monitoraggio di oltre 11 anni, il ciclo di inquinamento, di contaminazione dei nitri, purtroppo è rimasto inalterato, il che, a detta dei tecnici da parte dell'ASL e da parte dell'ARPA, indica che il problema della concentrazione di questi contaminanti nei nitri derivi da una condizione che riguarda l'intero Malpiccolo, cioè il movimento stesso delle acque, sia pure delle correnti, chiaramente avvantaggiato dalla composizione dei fondali che assomigliano più a quelli di un lago che non a quelli del mare, quindi sono molto fluidi, lascia particelle di queste sostanze nell'acqua che poi chiaramente si spostano in base alle correnti e vengono filtrate dalle cozze, soprattutto nella fase appunto adulta, tenendo presente che ognuno di questi organismi riesce a filtrare 7 litri di acqua all'ora e quindi si concentrano e diventano chiaramente cose per il consumo umano. Ora, quello che si sta facendo è, insieme ad ISPRA, di verificare se c'è comunque la possibilità di fare un intervento che, se non risolutorio, possa però mitigare questo problema dei mitricoltori, chiaramente in maniera significativa, oppure, ed è l'altra attività che io sto portando avanti insieme al Comune, con frequenti riunioni anche con i mitricoltori, quello di procedere innanzitutto ad eliminare gli abusivi. E su questo con la Capitaneria di Porto e le altre forze di polizia siamo assolutamente sul pezzo costantemente. Soltanto nel 2021 abbiamo sequestrato e poi distrutto 50 tonnellate di nitri, chiaramente non legati, diciamo così. Ma l'altro aspetto è quello di eradicare gli impianti abusivi. E questo lo stiamo facendo con l'intervento del commissario affidato al Comune di Taranto, perché nell'ambito di quel recupero di marine litter c'è una specifica indicazione alla rimozione di questi impianti abusivi. Ma la parte successiva, quella più importante, è razionalizzare lo specchio acqueo, e con questo, di questo sono in stretto contatto con il commissario straordinario del Comune, perché venga finalmente diventa operativo il piano costa che è già stato comunque pianificato, perché bisognerà procedere appunto ad un impiego del primo seno esclusivamente per la produzione del seno, cioè fino al 28 di febbraio, ma gli stessi mitricoltori che hanno una concessione nel primo seno avranno una concessione anche nel secondo seno, chiaramente unificandole in modo che il canone sia unico, per cui potranno spostarle nel momento della maturazione nel secondo seno e quindi non essere più attaccabili, diciamo, da questo problema della contaminazione. Per far questo chiaramente bisogna fare pure un'attività, diciamo così, di pulizia all'interno delle stesse compagini dei mitricoltori, perché insomma sembra che non siano tutti effettivi imprenditori del mare, ma tra questi vi sia pure qualcuno che acquista questo prodotto da altre parti d'Europa per poi immergerlo per un mese o due nelle acque del secondo seno, ma ovviamente questo non ha niente a che vedere col brand che si vuole realizzare, cioè della cozza tarantina, che è un prodotto unico e di particolare pregio. Su questo stiamo lavorando e siamo in stretto contatto anche con le cooperative dei mitricoltori. Poi vorrei aggiungere
Per quanto riguarda la compatibilità con le attività portuali, cioè, non c'è dubbio che se si vuole privilegiare l'acquacoltura bisognerebbe vietare altri tipi di uso. Non c'è, questo credo che sia molto logico, però la destinazione del Mar Piccolo, che rispetto al passato non vede più il passaggio di navigli interi per essere poi ricoverati per manutenzione presso l'arsenale, perché la base navale si è spostata fuori dal Mar Piccolo nel Mar Grande, ma è soggetta comunque a questo tipo di attività al momento, perché anche in prospettiva l'intenzione di realizzare un molo turistico, che comunque non avrà grandissimi natanti, ma comunque ci sarà un numero di barche a motore, barche a vela o yacht e quant'altro, comporterà necessariamente un'interferenza anche con questo tipo di attività. Ma devo dire che su questo il commissario non ha una competenza specifica, per cui io per calibrare i miei interventi devo anche conoscere qual è l'indirizzo che si sta formando sul Mar Piccolo e quindi poi eventualmente regolarmi di conseguenza. Ed è un'attività che sto cercando di fare costantemente, appunto con i rapporti con tutti quelli che se ne stanno occupando, a partire dall'autorità portuale che dovrebbe realizzare il progetto per il nuovo molo, diciamo delle nuove barche sulla banchina torpediniere, con il comune e anche con la marina, perché questo tipo di attività ovviamente partirà quando effettivamente saranno realizzati i lavori di adeguamento della nuova base navale. Tip di statte. Il fatto ovviamente di aver nominato il comune come soggetto attuatore non mi spoglia né delle competenze né chiaramente delle fasi di controllo e di supporto. Il comune di Statte sta già operando in questo momento a stretto contatto con ARPA e ISPRA, tanto che nella conferenza di servizi preliminare che si è svolta presso il Ministero della Transizione Ecologica è stato presentato il programma di fattibilità, le precauzioni, i consigli che sono stati dati da ISPRA e da ARPA sono già stati recepiti direttamente dal Comune. Nella fase successiva, anche per la progettazione, saremo come commissario straordinario per le bonifiche a fianco del Comune, faremo probabilmente noi le gare d'appalto, anche quelle per il conferimento della progettazione, che chiaramente deve essere affidata a un contraente che abbia tutte le caratteristiche di competenza e di qualità per poter garantire il risultato che il territorio si attende. E quindi seguiremo passo passo, anche perché, come sappiamo, i cordoni della spesa ce l'ho sempre io, per cui sarà una costante indicazione che daremo al Comune, ma il vantaggio è comunque di poter utilizzare anche quell'amministrazione per quanto riguarda tutti gli aspetti legati proprio al territorio, visto che il PIP si trova nel comune di Statte. Ma ripeto, non si è trattato e non si può trattare di uno spogliarsi di competenze che restano comunque incardinate sempre all'interno della gestione commissariale. Sul tempo di bonifica, io al momento non ho una previsione temporale per gli interventi di cui ho parlato fino adesso. Quello che sicuramente posso dire è che sull'altro intervento che è in corso, cioè quello che riguarda la bonifica del cimitero di San Brunone, dopo l'annullamento della giudicazione definitiva e la ricomposizione dell'assetto tecnico, a seguito poi del venir meno dei tecnici che provenivano da Investitalia, noi stiamo chiudendo con il precedente aggiudicatario, con la CISA, e subito dopo rimoduleremo le parti necessaria del progetto per rimandarlo in gara, quindi confido che questo avverrà non più tardi di settembre. Poi faremo la gara e subito dopo ci sarà la fase operativa, che come tempi di contratto prevede circa un anno per la conclusione. Cemerad, devo dire, non sono io competente, perché è rimasta competente la dottoressa Corbelli in base ad una legge diversa, quindi sono due ruoli che aspettano uno a me, uno a lei. L'unica cosa che posso dire, se facciamo riferimento al circuito finanziario, che non ho in questo momento elementi che mi possono far ritenere ad una crisi, a meno che forse faccia riferimento al, come dicevo prima, alla bonifica di Cemerad, perché anche in passato le risorse per Cemerad sono state appoggiate sulla contabilità speciale del commissario straordinario. Per quello che può valere, io sono assolutamente disponibile a continuare in questo modo, se è questo il problema. Però altro su questo non posso dire. Quanto ad ISPRA, io, come dicevo, ho trasmesso tutta la documentazione del mio possesso sul Mar Piccolo, e l'obiettivo
e ancora si sta studiando chiaramente, ma l'obiettivo è quello di vedere se con le condizioni date, cioè questa contaminazione che comunque riguarda l'intero perimetro del primo seno del Mar Piccolo, che ricordo è di dimensioni di 8 km quadrati, se è possibile, ripeto, trovare le modalità e anche le risorse per fare un intervento che abbia però come pregiudiziale imprescindibile il miglioramento ambientale sia per i mitricoltori sia anche per l'intero ecosistema. Poi Osservatorio Galene, beh, io l'ho riunito, ma il presidente dell'Osservatorio Galene, che è poi anche il presidente di Confcommercio, ha ritenuto di dimettersi da questo ruolo. Io l'ho convocato insieme anche al sindaco di Taranto, e l'avevo pregato di rimanere, chiaramente dandogli il massimo del supporto. E però questa mia richiesta in un primo tempo è stata valutata positivamente, poi nuovamente però il presidente si è dimesso. Il punto è che per statuto il presidente non può dimettersi con una semplice nota, ma deve riunire l'osservatorio e in quella sede proporre le sue dimissioni per poi eventualmente rinominare, eleggere un nuovo presidente, cosa che al momento non è ancora avvenuta. Sulla legalità mi sembra, insomma, di aver già detto, per i mitricoltori c'è il piano costa. Tra l'altro, ecco, un'ulteriore nota positiva sul piano della mitricoltura è questo recente accordo che è stato siglato in sede di assessorato regionale per l'agricoltura e la pesca con Slow Food, che praticamente costituisce la base per riuscire a realizzare veramente un brand della costa tarantina che chiaramente abbia come, anche qui come elemento non negoziabile, la legalità e la tutela della salute, ma che potrà, se prende piede effettivamente, come speriamo tutti, avere successo e riportare questo particolarissimo e pregiatissimo elemento della produzione tarantina ad un livello di qualità che potrà essere assolutamente valido e valorizzabile anche oltre i confini provinciali e anche forse quelli nazionali, insomma, perché effettivamente è un prodotto unico. Si era parlato poi del prefetto, mi scusi, devo chiederle di andare a chiudere, perché purtroppo abbiamo dei tempi un po' serrati, le chiedo scusa se... No, mi fermo qui, anche perché avevo quasi concluso comunque, quindi va bene. Sì, sì, ma la prego di chiudere il ragionamento, mi scusi se mi permetto di... E questo, che per la gestione torpediniera abbiamo già parlato, per quanto riguarda la possibilità, o meglio la proposta di mettere a sistema tutti coloro che operano sulle bonifiche nell'ambito dell'area SIN, per i punti ovviamente di condivisione, soprattutto degli studi, caratterizzazioni e quant'altro è stato realizzato, sono assolutamente d'accordo, perché questo deve essere patrimonio di tutte le amministrazioni, anche perché sono stati realizzati con fondi pubblici, quindi cosa che io già sto facendo per quanto riguarda quello che ho io. Quindi lo mette a disposizione anche degli altri commissari sulla struttura. Per quanto riguarda la governance, teniamo presente però che tutte le attività di bonifica sono strettamente connesse alla quantità di risorse disponibili, quindi credo che al momento siano già tutte meno male ipotizzate gli interventi. Ma per un futuro non vedo perché non si debba fare. Sempre però, e chiudo tenendo presente che le strutture commissariali nascono con la caratteristica di agevolare percorsi anche amministrativi che possono, come dire, subire ritardi, ma hanno in re ipsa la caratteristica di essere transitori e quindi di prevedere alla fine la restituzione delle competenze a chi ce l'ha in via ordinaria. Grazie. La ringrazio, perfetto, è chiarissimo. Grazie per il contributo che ha dato ai lavori delle nostre commissioni. La saluto e le auguro buon lavoro.